Ciao ragazzi, allora, questo è come vedete il primo di una serie infinita di video e sostanzialmente perché sto facendo questo video? Perché ho rosicato. Ho rosicato che in televisione, sul web, nel microonde, nel cassetto dei calzini, ovunque ci stanno tutorial di cucina. E allora pure io voglio fare un tutorial di cucina. Solo che purtroppo sono un po' una chiavica a cucinare, non sono minimamente in grado e allora io ho deciso di fare dei corsi di cucina di precotti. Oggi cucineremo un risotto pomodoro e porcini. Allora, gli elementi indispensabili per cucinare questa pietanza sono il contenitore a chiusura stagna, pentola in metallo. Le dimensioni della pentola suggerisco assolutamente una pentola di dimensioni 20 cm. Potete misurarlo o con un metro che dice 20 cm o con una chiave inglese da 22, che è la stessa identica larghezza. No? Ecco, che insomma è un oggetto incredibile, un qualcosa che può veramente darvi delle emozioni. 2 bicchieri e mezzo d'acqua, se volete potete anche tagliare il bicchiere. Ecco, potete utilizzare la bocca per misurare la vostra acqua. E adesso siamo pronti per cucinare. Ok, allora, prendi questa busta. Prendi questa. Scusate. Dicevo, prendi questa busta, tagliala di netto, aprila cordito, versa il contenuto, butta la busta, prendi la cucchiara, posa la cucchiara, riprendi la cucchiara. Riposa la cucchiara! Versa dell'acqua! Ancora! Ah, prendi il bicchiere! Ah. Prendi il bicchiere! Poggia. E prendi il bicchiere! Poggia. Entra nel panico! Mantieni la calma! Solleva il pentolino, portalo al fornello. Ho capito. Poggialo delicatamente. Esatto. Proprio così. Accendi il fuocherello. Usa la scintilla. Se poi non te funziona, prendi l'accendino. Ai. Bene. Qui dice che 15 minuti. Mi rendo conto che l'attesa può essere veramente snervante, quindi io vi consiglio di effettuare il ballo dell'attesa. E adesso si impiatta. E solo se il piatto ha le sembianze del vomito, vuol dire che è pronto. C'era il bidello Mario a scuola che quando vedeva queste cose arrivava sempre con la segatura. Incredibile. Un consiglio da esperti, un trucchetto. Un riso del genere, visto che contiene funghi e pomodoro, va accompagnato con un succo di frutta. Esotic. Ragazzi, scusate se c'è stata qualche interferenza audio durante il tutorial, però io spero che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. Viva i precotti, fanno male, ma non è vero.